storia dell'Alice si sfoga su Instagram dopo essere stata derubata. La fidanzata di Andrea non ha raccontato nelle stories di aver subito l'ennesimo furto, svelando che questa volta i malviventi le avrebbero tolto qualsiasi cosa. Mi scuso per l'assenza che non è passata inosservata, ha detto la fashion blogger, ma per concludere quest'anno allucinante siamo stati derubati per l'ennesima volta. A questo giro me l'hanno fatta veramente grossa. Giulia ha svelato di essere rimasta molto scossa e provata dal furto. Per questo motivo ha deciso che cambierà le sue abitudini riguardo i social, condividendo meno informazioni con i follower. Questa volta me l'hanno fatta davvero grossa e mi hanno fatto male. Sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi. Eviterò di condividere con voi dove mi trovo quando mi sposto da una parte all'altra. Dobbiamo ridurre questa cosa di dire dove siamo e cosa facciamo, altrimenti a questi pezzi di merda gliela serviamo su un piatto d'argento. Questi social alimentano le folli idee di gente veramente malata. Giulia De Lellis non è entrata nei dettagli, ma ha fatto capire di essersi trovata in una situazione molto difficile. Per questo motivo ha ringraziato su Instagram tutti gli amici e parenti che l'hanno aiutata. Io il giorno prima di Capodanno sono rimasta in mutande nel vero senso della parola, con un solo paio di mutande, ha spiegato. Non posso far altro che ringraziare i ragazzi della Rinascente di Roma, la mia amica Alessandra che mi ha portato la tuta, mia zia che mi ha portato la piastra. Tutti mi hanno aiutato a recuperare le mie cose, sono stati tutti super fantastici nonostante la mia depressione. Sono riuscita a far Capodanno vestita e truccata decentemente. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.